I corde, la chitarra, suoni, immagini e parole è il tema di una mostra particolare organizzata al Palazzo dei Convegni dal 6 al 12 settembre. Una mostra, dicevamo, particolare perché sono esposte chitarre proprietarie di un collezionista che rimarrà anonimo per ora. Chiediamo a Giovanni Brecciaroli, musicista, tenore e direttore artistico di questa iniziativa, il perché una mostra a Iesi sulle chitarre. Ma le solite cose che vengono fuori parlando tra amici al bar, no? Ma sai che io ho quel modello lì raro, ma io ho quel modello lì raro, ma perché non facciamo una mostra e facciamo vedere ai ragazzi di oggi, che sono abituati a chitarre completamente differenti, quali erano le chitarre con cui noi una volta suonavamo? E queste che stanno esposte qui sono di un collezionista che non vuole essere citato, sono di un collezionista e di Musicarte, che è anche l'altro negozio di Chiaravalle che ha molto materiale vintage, quindi degli anni 50, 60, 70, ma la particolarità di questa mostra è che tutta questa zona qui a destra e alla metà di quella sono chitarre prodotte dalla nostra zona, perché non si sa più nulla delle Melody, delle Wilson, di tantissimi altri marchi, a parte la Echo che adesso sta andando molto forte, che erano negli anni 50, 60, 70, sono state le prime fabbriche nel mondo di chitarra. La Echo e altre chitarre della zona, altre fabbriche di chitarra della zona di Castelfidardo hanno praticamente invaso il mercato europeo americano negli anni 60-70. Sono chitarre sparite e un mio amico collezionista ne aveva molte. E abbiamo fatto questa mostra. Oltre alla mostra ci sono anche 6 giorni di iniziative musicali. Questa sera, che lunedì, c'è Luca Celidoni che presenta Fra le corde, storie di chitarre e chitarristi, un libro molto ganzo, chiamiamolo così in termine molto giovanile, molto particolare, con tutti gli aneddoti delle chitarre. Domani abbiamo la chitarra finger picking, ci sarà un palchetto con un chitarrista che suonerà e farà vedere ai ragazzi le tecniche del finger picking. Mercoledì ci sarà un chitarrista che si chiama Lucio Pozzone, che farà le tecniche della chitarra flamenco, e dopo cena al Paradise alle 21.30-21.45 c'è un concerto di flamenco con 6-7-8 ballerini, con tutto il gruppo che suona. Giovedì abbiamo Giovanni Seneca, sempre alle 18 qui, e dopo cena il concerto alla Sala degli Stucchi, lì a Palazzo Pianetti. Venerdì avremo uno dei più grandi chitarristi metal esistenti oggi in Italia, che si chiama Donato Begotti, che sempre su questo palco farà vedere le tecniche della chitarra elettrica moderna, insomma, rock, metal, tutte queste cose. Sarà un sacco di rumore, quindi qua dentro quella sera. E dopo cena avremo invece un concerto di blues, bluegrass, al Paradise. Sabato, giornata finale, avremo uno dei più grandi chitarristi italiani, che si chiama Gigi Cifarelli, che alle 18 farà una masterclass per i ragazzi, e dopo cena il concerto al Paradise. Tutto gratis.